Have a nice week. Lucetti. Ci hanno insegnato che dare è molto più importante che ricevere. E sicuramente è così. Vero però è anche che se portato all'estremo, questo concetto rischia di farci scivolare nel cosiddetto effetto Zerbino, e cioè quella situazione tipica in cui facciamo qualcosa ripetutamente senza lamentarci e le persone, soprattutto i cosiddetti predatori, che io chiamo aspirapolveri delle nostre energie, cominciano a dare ovviamente questo nostro comportamento, questa nostra disponibilità e generosità un pochino troppo per scontate. Adam Grant, autore del libro Più Hai, parla di tre piccoli accorgimenti che chi tende a dare molto può mettere in pratica fin da subito proprio per evitare di scivolare nell'effetto Zerbino senza rinunciare alla propria indole generosa e aperta. Primo, non pensare che se vuoi dare qualcosa debba necessariamente essere qualcosa di enorme. Non dobbiamo diventare per forza Madre Teresa di Calcutta o Mahatma Gandhi. Può essere qualcosa di tanto piccolo come ad esempio presentare due amici che siamo convinti potrebbero piacersi, o chiamare un amico che sappiamo sta affrontando un momento difficile. Il dare deve essere qualcosa di semplice, che sentiamo dal cuore e che ovviamente deve nascere da un desiderio incondizionato di supportare, soprattutto perché è l'unico modo per proteggerci da un eventuale esaurimento da Zerbino. Due, non dimenticare che va benissimo anche chiedere aiuto. Ok, è bello dare, è bello essere generosi, ma non aver timore di ricevere quando ne hai bisogno. Il fatto di chiedere aiuto non solo non ti renderà meno competente, ma anzi molto molto più autentico nella relazione con tutte le persone che ti circondano. E come terzo punto mi sento di aggiungere una mia osservazione personale, qualcosa su cui sto lavorando da parecchio tempo e che consiste nel dare senza necessariamente aspettarci nulla in cambio. Non solo questa rappresenta la vera e più autentica forma di generosità che esista, ma è anche l'unico modo per rilassarci e creare delle relazioni davvero profonde con le persone a cui decidiamo di donare qualcosa. Ed ora, come sempre, comincia la parte più bella di ogni Ceci Weekly, quello in cui la tribù prende vita. Condividi nei commenti qui sotto al video se tendi più a dare o più a ricevere e soprattutto quali di questi tre piccoli spunti pensi di poter subito incorporare nella tua vita. Ricorda che non c'è modo migliore di crescere, come sempre, che farlo insieme. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Ciao!